E buongiorno mondo, benvenuti nella nostra tendopoli nel retro della fabbrica sequestrata e messa in asta giudiziaria. Tra poco prepareremo di nuovo il nostro bel tavolino per la colazione, smonteremo tutte le tende come al solito, le ritireremo, ma fortunatamente oggi sembrano un po' più asciutte di ieri e dei giorni scorsi, quindi è una nota positiva. Oggi si arriva a Graz e poi non sappiamo. Ve lo faremo sapere. Ciao ragazzi, buona giornata. E finalmente le tende le abbiamo smontate, le bici caricate, come al solito Muriel si fa attendere, sempre l'ultimo a caricare la bici e si fa aspettare tutte le mattine, tutte le mattine. Io vado, tu stai, eh? Non è vero, stavo aspettando lui che fosse pronto per chiudere la mia tenda, ha detto, la lascio asciugare un pochettino in più. Ma ero pronto, sono pronto da mezz'ora io. È vero, lui è sempre pronto prima di me. Ecco, andiamo. Si parte. Riparlo perché è passata una macchina e non mi avete sentito. Il pseudo programma di oggi dovrebbe essere quello di fare i 55 km che ci mancano per arrivare a Graz e puntiamo ad andare direttamente in un'area sosta camper, però super attrezzata con anche piscine, bagni, lavatrici, e chiedere se ci fanno piazzare le tende nella piazzola, visto che è un po' più economico che il campeggio. Nel caso ci accettassero, almeno riusciamo a farci un po' di lavatrici, lavare tutti questi vestiti lerci che abbiamo e soprattutto fare delle docce serie anche noi, così poi scarichiamo le bici e andiamo a visitare Graz con le bici un po' più leggere. Questo è il programma. Sono le 9, abbiamo fatto i primi 7 km, forse prima delle 9, non lo so. Sì, sono le 8:59 adesso, quindi si pedala, si punta ad arrivare per pranzo, tanto è tutta discesa con qualche salitina leggera, quindi buona giornata a tutti. Ragazzi, ci mancano circa 37 km a Graz e ci siamo fermati a chiedere informazioni a questo gentilissimo signore che sicuramente è del posto e ne sa più di noi e viaggia anche lui in bicicletta, quindi ci sta dando delle indicazioni decisamente interessanti. Vero Muriel? Fantastico, senza di lui non saremmo mai arrivati a Graz. Muriel sta diventando uno youtuber. Come al solito siamo in un paese nel quale non so pronunciare il nome, Frontline Kleinen. Come si chiama Muriel? Ah, non ho neanche detto. Era di strada e ci siamo fermati, carino. Per puro caso ci siamo imbattuti in Frontleiten, o come si pronunci, non lo so. Ed è un centro molto carino, la piazza è questa qua. Muriel sta andando a recuperare un po' d'acqua perché stiamo rimanendo a secco. E niente, facciamo un giro qua e ripartiamo per Graz. A dopo ragazzi. Ragazzi, ma guardate dove vi portiamo, dove vi portiamo. Guardate là, Muriel felice, non sa più dove guardare tutta questa natura. Qua sopra c'era un castello, Burg Ranstein qualcosa, che avremmo voluto visitare perché là in alto c'è una terrazza panoramica spettacolare che dava su tutta la vallata e sarebbe stato fighissimo fare delle foto e dei video, però purtroppo è chiuso e non si può salire, non so se per il Covid o che altro, ma non si può andare, quindi proseguiamo per la nostra strada R2 dell'Austria, quindi mi spiace, non vi facciamo vedere questo bellissimo panorama. A dopo ragazzi. E guardate un po', noi qui a faticare tra salite, poco più avanti discese, e loro lì a doziare. Mi sembra questo il giusto rispetto per noi ciclisti. Guardatele lì, spaparanzate a non fare un tubo di niente, oziose.
sosta panino, sempre i panini tristi che ci facciamo noi. Abbiamo messo un po' di roba a caricare, Muri allo sfigato gli si è già rotto il telefono e adesso gli si è rotto anche il pannello solare e non ricarica più niente, quindi la sfiga sul lato tecnologico si sta riversando su di lui, visto che di solito sono le mie cose tecnologiche che muoiono prima del dovuto. Continuo a mangiare il mio panino prima che Buri mi tiri un pugno. A dopo. Ragazzi, stiamo entrando a Graz. Guardate lì il cartello dell'ingresso a Graz. Come sempre quando si entra nelle città grandi è sempre un caos, le strade sono un po' super trafficate e qua sembra che siano molto meno rispettosi che in campagna, soprattutto che in Germania e in Svizzera. Fanno dei peli da paura. Qua non c'è la ciclabile, quindi dobbiamo stare in strada, ma ti passano veramente a 30 centimetri. Non è buono, non è buono. Speriamo di arrivare sani all'area camper. Essendo domenica sto continuando a sentire profumini di grigliate, pollo alla griglia, spiedi. Mi sta venendo una fame anche se abbiamo mangiato il nostro panino triste. Ma siamo arrivati, mancano 7 km all'area sosta camper dove speriamo che ci accettino anche con le tende. Ho fame. Fregatura, come ci immaginavamo, proprio direttamente sul cartello lì ci sono i simboli che non accettano tende e quindi solo camper e roulotte. Adesso cerchiamo un altro posto e vediamo se troviamo qualcosa, magari chiediamo informazioni, vi facciamo sapere. Ciao ragazzi. Totale cambio di programma, visto che lì all'area camper non ci accettano con le tende, abbiamo forse deciso di andare, anzi di tornare verso il centro, visitarlo nonostante tutte le borse sulla bici, e poi da lì ripartire, fare almeno 40 km per andare a sud in un paese dove Muriel ha trovato un campeggio comunale che ci viene a costare meno di 10 euro a testa, perché il campeggio qui di Graz ci costerebbe 37 euro in due ed è veramente fuori dal nostro budget e dalla nostra portata. Muriel è un po' arrabbiato perché dobbiamo rifare tipo 6-7 km per tornare in centro, ma pedaliamo e li facciamo, dai. Non dite niente che si arrabbia di più. Ragazzi, c'è una gara di mountain bike circuito cittadino e non credo che riusciremo a vedere qualcuno perché dovrebbero arrivare tra 10 minuti e noi stiamo già scendendo, quindi vi faccio vedere 5 minuti. Giro per il centro di Graz fatto, adesso stiamo per uscire passando da questo bellissimo parchetto, ho comprato anche la cartolina per Memole che tanto quando vedrà questo video spero che gli sia già anche ben arrivata, quindi non è uno spoiler per niente e si va, abbiamo 40 km per arrivare al paese dove c'è il campeggio comunale che costa meno di 10 euro a testa, tipo 6,80 euro a persona, più forse le tasse di soggiorno, quindi 7,80. Ma andiamo a vedere. Ed è abbastanza tardi perché sono le 4:30
e 40 km non sono pochi, e perciò pedaliamo. Ragazzi, ci siamo fermati non so dove a bere non so cosa in una macchinetta automatica che vende prodotti tipici. C'è anche degli affettati, dello speck, del mosto d'uva e queste bibite alcoliche. Questa al mosto d'uva è quella che ha preso mio fratello, è una specie di spritz, infatti si chiama Most Spritz Zack. Ragazzi, siamo arrivati al campeggio, stiamo già montando le tende al volo perché è tardi, sta già facendo buio, infatti non so se mi vedrete bene, ma comunque è già abbastanza buio, sono le 8:10. Dopo andiamo a fare le docce, facciamo le lavatrici di tutta sta roba puzzolente, mangiamo e ci infiliamo nel letto, e domattina ce la prendiamo un po' con calma perché aspettiamo che la roba innanzitutto asciughi. E visto che oggi abbiamo fatto comunque 118 km, domani la prendiamo un po' più con calma come giornata di riposo e di transito, quindi buonanotte a tutti.